nel mio canale, o benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge Allora ragazzi, bentornati in casa Snow prima di tutto Dunque, tesoro tu eh, proprio studia S.O.D.O. Diamo un'occhiata al calendario, ragazzi. Perché oggi è il compleanno della nostra Ella. Mi sta per diventare anziana, ragazzi. Io non ce la posso fare. Però vabbè. Mm, ha avuto una bella vita. In realtà, ragazzi, la cosa che più mi dispiace. È che fondamentalmente finché non inizieremo con la terza generazione in modo ufficiale, quindi quando Tiana diventerà giovane adulta, cioè finché non. Um non prenderà le redini, Nitiana di questa challenge. Purtroppo la nostra dovrà continuare sempre a faticare, quindi sempre occuparsi soltanto lei della casa, eh, a fare le pulizie, preparare i pasti, eccetera, eccetera. E questa cosa mi dispiace perché, ragazzi, un conto è quando è adulta, giovane adulta, eccetera, eccetera, però quando comincia poi a diventare anziana, ragazzi, obiettivamente è un po' triste vedere che deve continuare a farsi carico lei di tutti i lavori di casa. Quindi, tesoro, Uh, concediti un bel bagno con la schiuma perché oggi è il tuo compleanno. E quindi vai, rilassati. E il nostro Sai, ragazzi, si è trasferito nello scorso episodio e ha trovato lavoro come pittore. Io l'ho già fatto, l'ho fatto, fatto già dipingere perché? Perché lui è un sim creativo. Io ce lo vedo bene, ragazzi. Ce lo vedo bene perché ho in mente una storiella, per Sai, e, um, ed Anastasia. E quindi sì, ce lo vedo bene. Questa è la loro stanza. Io aspettate che ecco. Ho dato una sistematina, ragazzi, ecco qua sempre sullo stile di casa Snow, ragazzi, perché vi ricordo che questa eh, casetta è ispirata un po' a quella dei sette nani, diciamo, quindi sempre mobili in legno, sempre uno stile molto rustico. no? Per il momento, perché la casa si evolverà a seconda del, delle, delle, della principessa, diciamo che ehm, sarà l'erede in quel Però, momento. ragazzi, in quella sì, di... sta per. Trovare un lavoro. Quindi vieni qui tesoro e siediti perché sia sì, un momento veramente importante, ragazzi. Vi ricordo che lei è una cantante, cioè lei sogna di diventare una cantante. Ora, in The Sims 4 la carriera di cantante, ragazzi, ovviamente non c'è. Però io ho pensato che. Um, Sarebbe veramente perfetto per lei intraprendere la carriera che eh, è uscita con eh, la nuova espansione. Forza tesoro, vai perché diciamo che lei, ragazzi, vuole stare. Entrare nel mondo dello spettacolo, quindi farà l'attrice. Gli attori dovranno farsi rappresentare da un'agenzia di spettacolo, ok. Le luci della ribalta chiamano, le telecamere sono puntate. E aspetti il momento del tuo primo piano. Eh, lei è sicuro, guarda. Hai il compito di infondere energia nelle parole del copione e di dare vita al tuo personaggio. Stiamo assumendo portavoce commerciale. Ehm, paga media, 1755 Simone, un complimenti tesoro. Quindi eh, diciamo che lei fondamentalmente. Lei Ragazzi, il suo ragionamento qual è? Uh, seleziona l'agenzia, non l'ho ancora mai fatto quindi. Agenzia comparse quotidiane. La nostra squadra ha inserito volti in ogni foto eh, gradangolare mai scattata in questa città. Ti troveremo del lavoro, per quanto modesto il ruolo possa essere: vantaggi, più audizioni per spot pubblicitari e programmi televisivi diurni. Agenzia di requote eh, IA. Prendi in considerazione l'agenzia di requote IA, nome del richiedente, vabbè. I nostri agenti sono ansiosi di occupare il tuo tempo in produttivo con del lavoro, ma perché in improduttivo? Attiva le notifiche per rimanere al corrente delle più recenti opportunità nel campo settore lavorativo. Vantaggi: Promi e automatizzati, migliorati, massimizza il tempo trascorso a lavorare. Eh, sono un po' indecisa. Però secondo me ragazzi, conoscendo la nostra Anastasia, perché immaginiamo sia lei che... cioè è lei in questo momento che sta un po' decidendo, no? Secondo me le ragazze più favorevole a più audizioni. Mm. E qual è il ragionamento Che fa lei ragazzi Allora Genoveffa si sta preparando Per un esame importantissimo ma la scuola è stata Veramente impegnativa nell'ultimo periodo deve bere un, Una cisterna di cola per, per studiare Fino all'ultimo dedicarsi ad un'attività leggera No lei sicuramente farebbe un'attività leggera Dicevo qual è il ragionamento Che fa la nostra Anastasia si sa ragazzi Che per essere comunque un personaggio eh, Nel mondo dello spettacolo Di successo uno deve riuscire A fare un po' tutto quindi lei Fondamentalmente è una cantante e vuole Estasiare il pubblico con la sua meravigliosa voce, però fondamentalmente è disposta a eh, mettersela alla prova un po'. Con tutto, quindi con recitazione, no? Ehm, e quindi diciamo che ha intrapreso questa carriera qui. Benvenuta tra noi Anastasia. Siamo specializzati nel procurare ruoli attoriali di un certo spessore ai membri talentuosi del personale di servizio. Alcuni riescono perfino a ottenere ingaggi che prevedono la pronuncia di qualche battuta, però che fortuna tesoro. Cerca comunque di non farti prendere dall'emozione. Se necessario possiamo anche procurare turni di lavoro. Ecco, <ride> tesoro al ristorante del sheslama. Ok, no, eh, direi che non è il caso. Siamo ragazzi ad Oasis Springs In questo lotto estremamente carino Guardate quanto è bello ragazzi Mi piace tantissimo eh, Non ha proprio un nome Ma è stato la versione originale di Battle Inc Mentre questo lotto è stato poi modificato da Elisa Carmen Farao Che ovviamente io ringrazio, ringrazio entrambi E ho deciso di portare qui la nostra festeggiata ragazzi perché lei non è abituata, diciamocelo, a rilassarsi, a godersi, no? La tranquillità, la quiete, quindi ho pensato di portarla qui. E ho anche pensato, ragazzi, ecco voi cambiatevi, eh, che è stata un po' una cosa organizzata dalle sue figlie. Tesoro, ma ti vuoi cambiare prima di metterle le candeline, ti prego? Oh... È stata una cosa un po' organizzata dalle sue figlie, ovviamente, ragazzi. L'idea di partenza è stata quella di Tiana eh, di portare qui la mamma, insomma, a festeggiare. Io la prima cosa, però, ragazzi, che vorrei fare, fermi tutti. E eh, ora qua c'è questo coso, ragazzi, bellissimo, però, che ci fa andare su. Quindi stiamo così. No, non è vero, stiamo così. La prima cosa che vorrei fare, ragazzi, è farle. Spe mh, insomma, spegnere le candeline perché non vorrei mai. Uh, che mi passasse d'età notare l'orario così all'improvviso. Quindi, tesoro, uh, che cappero state facendo? Perché non me la fate spostare? Aspettate, ragazzi. Quindi tesoro vieni qui ed esprimi un desiderio, tutti qua, forza! Cerchiamo prima di... Um, Alec, conto su di te, allora per favore radunameli tutti. Tipo, dov'è? Azioni, forma un gruppo, cerca ecco di reclutarmi Dotto, cucciola, Eola e portameli qui. Qui. stanno andando insomma ragazzi non, non so uh, vai qui insieme tu tesoro potresti reclutarmi guardate lei ragazzi scusate ma devo mostrarvela guardatela che bella che è con questo costume mi piace tantissimo e vediamo un po se riusciamo anche con lei formare un gruppo Oh, Brontola, uh, chi manca? Mammolo, Pisola e Cucciola forse? Penso di sì. Poi vabbè, sai, lo possiamo gestire noi ragazzi. Qui uh, lei farà sempre il solito gruppo con uh, Ilaria. Eh sì, si festeggia, si festeggia, dai! E tu caro pure, fermi, fermi, tu pure, vieni qui. Insomma, venite tutti qui perché... È fondamentale. Purtroppo, Tiana, ragazzi, sta al lavoro. Che tristezza, però guardate quanto è carina! E ha preparato proprio lei questa torta che è scadente. Però, ragazzi, l'ha preparata lei. Eh, prima di uscire, l'ha preparata lei. Quindi tesoro, stai per diventare anziana, ma c'è tutta la tua famiglia qui pronta a festeggiarti. Perciò brava, prendi fai proprio un bel respiro profondo. Prendi fiato, e soffia, <ride> Vai così, sono al pensiero di vederla l'anziana, ragazzi. Sto male, però. È stato un trauma all'epoca anche per Bianca. E quindi Cenerentola è passata di età. L'anzianità ti aspettano le rughe sulla pancia, le ciocche grigie e i pisolini interminabili. Festeggia come se il meditore non fosse proprio dietro l'angolo. Eh, ci, cioè, ragazzi, mi auguro veramente di no perché si sì, spediscono regali anche se stanno qui. Eh, scusa, scusate, fermi tutti. Tu. Possibile che sei sempre tu la pietra dello scandalo? Ma che cacchio ti stai mangiando? Cioè ti sei portato la torta alla frutta da casa Prodotta da notto ragazzi Vabbè ma dai ma. No non ho parole E, e quindi vieni qui tesoro Come minimo eh, Abbraccia tua madre Tipo tanti auguri mamma E do dopodiché ragazzi Le dedicherà una canzone Perché eh, bisogna no? Stare al centro dell'attenzione Scherziamo Ecco Mamma tanti auguri Abbraccio affettuosamente anche tu la mamma Tesoro perché come minimo Eh ragazzi Questa famiglia Questa famiglia Tu puoi darle un regalo Amichevole ma che te fraterno No beh direi di no eh, Quindi magari impara a conoscerla Immaginiamo che dica Mamma sei fantastica Non sei mica da buttare come se fosse un sacco dell'immondizia Sei ancora faiga sì, vabbè, salutala Tanti auguri Signora Ella, certo e, Caro, vieni tu qui anche a farle gli auguri Ma ha ragione Di Gambidone, lei è bellissima Vabbè, Caro, per favore, stai zitto E baciala, baciala Tanti auguri, tesoro Tra poco anch'io ti seguirò in questa età Particolare quattro giorni ancora, ragazzi. Al passaggio d'età di questo per me è mortale lander Non lo so, non invecchia mai. Io, ragazzi, non ho parole. Non ho davvero parole, però sono sempre belli. Anche se lei è anziana, ragazzi, sono sempre belli. C'è poco da fare. E quindi, mh, caro, tu prendi un pezzo. Perché sicuramente ne hai bisogno. Lei non lo prenderebbe, ragazzi, neanche se dovesse farla fame. Eh, tu, tesoro, no, puoi ancora dai, puoi ancora evitare. Quindi vieni qui, e nuota con. E magari io immagino, potrebbe farsi una bella nuotata con le sue sorelle. Mi piace l'idea, e magari anche con le figlie, no, insomma, coinvolgiamo le ragazze. Presenti, basta, non flirtate, vedete che poi le vostre figlie si scandalizzano. Smettetela! Sai, caro. Mi fa veramente piacere che tu sia entrato a far parte della nostra famiglia. Eh? Perché sei un mio ragazzo veramente molto acculturato. Ma la ringrazio molto. come una giornata di sole per me questo complimento. Veramente la ringrazio. Si godi il suo compleanno, ha visto che bella giornata. Che fa schifo, eh, l'ha fatta tua figlia, tesoro. Quindi ora te la becchi così. E quindi le nostre tutte in acqua, forza, festeggiare. Oh, nuotate, tu non ti affaticare troppo, tesoro, perché non è il caso E sì, lei, ragazzi, secondo me vuole, ecco, braccia allo stremo Sì, perché ha lavato i panni, ragazzi, anche prima di venire qua Non è che sta riposata oggi, eh Mentre invece i maschietti, a questo punto, sapete cosa vi dico? Uh, vieni qua, caro, e um, chiedergli della carriera. Immaginiamo di chiedere allora come sta andando il lavoro, ragazzi. Come vi va? Fai una presentazione amichevole. Ma come fa a non conoscerlo? 200.000 feste avete passato insieme. Chi è questo bimbo? Alessandro De Luca? Perché vi stai intrattenendo col bambino? È una cosa un po' inquietante. Allora, forza. Notare, ragazzi, scusate se non mi sono soffermata prima, ma volevo farla passare l'età. La meraviglia di questo lotto. È veramente, ragazzi, bellissimo. Cioè veramente ancora complimenti a chi l'ha realizzato qua c'è il bar ragazzi qua i bagni c'è proprio tutto quello che serve per rilassarsi insomma poi guardate la cura dei dettagli guardate che meraviglia è veramente tutto fatto è stato tutto quanto realizzato ragazzi con estrema cura e veramente complimenti a chi l'ha creato eh, sì invece di mh, parlare di musica caro io volevo Azioni, sciogli il gruppo e volevo farti creare un gruppo con tutti i maschi ti diciamo Quindi, uh, sai, Dotto 8... Lui lo aggiungiamo Ti prego, fai questa presentazione, oh, ti prego cosa... Oh Sì, arrivederci un pero, caro Aggiungilo al gruppo, dopodiché venite qui E... No, non potete scivolare insieme, ma che tristezza, va bene. Allora, scivola con, con sai, con dotto e con mammolo. Vai tutti quanti insieme andate a festeggiare. Oh, le ragazze, guardate qui. Dicevo, lei secondo me ci tiene ancora a um, tenersi in forma. Magari ecco me la immagino appunto. Che nuota, fa un po' ecco così, tipo ginnastica dolce, ragazzi. Immaginiamo perché comunque il nuoto fa bene, fa bene, come se fa bene, via. Mamma mia, no, <ride> Alexander, stai bene? Non mi sembra, cioè, non credo tu volessi veramente fare ciò che hai fatto, però vabbè. Va bene, vai a chi tocca? Io voglio vedere dotto, ragazzi. Mamma mia, mammolo! Sei tutti noi, forza, dotto, dai, vediamo, mamma! Ma lo vedete? Cioè, ma scusate, ma guarda questo soggetto, ma stiamo scherzando. Datelo! Come se la tira? Cioè, veramente ragazzi, devo tornare il prima possibile a casa di questi qua. E, cara tu, mamma mia, distrutta proprio. Per quanto finisci di lavorare, Patata? Sentiamo la, la tua mancanza, insomma. Fino alle 21 eh Dai, non manca molto Eh sì, vabbè, insomma abbiamo capito Eh? Allora l'hai visto quel video? Non è stato fantastico? Eh? Mi sono divertita proprio un sacco Sì, certo, l'ho visto Tu mi consigli sempre cose interessanti L'ho guardato mentre stavo a letto Sai, prima di addormentarmi Ragazzi, mi raccomando, date retta alla zia Niente cibo spazzatura Che poi te lo trovi tutti i suoi fianchi, tesoro E non, non è proprio il caso perché si intromette mentre noi stiamo qui a parlare amorevolmente? Sa, lei ha proprio ragione. Effettivamente cerco di stare sempre molto attenta a ciò che mangio. Eh? Mi tengo in forma costruendo cassettoni. Ammazza tesoro che, che um, hobby particolare. E lei, ma davvero? Eh? Perché avrei bisogno di un mobile a casa mia? Beh, ora, cara, non mi sembra il caso di approfittarne, mm, detto proprio tra noi. Um, io invece di prendere l'auto vado a correre. Lo trovo molto rilassante. <ride> Voglio essere soda come una statua. Vabbè, abbiamo capito. Eh, bambino, augurati un domani di avere una donna delle pulizie e di non dover mai pulire casa da solo perché veramente è una bidonata a faticare tutta la vita per pulire casa. Tesoro, ti capisco e condivido questo pensiero. Allora, dunque, um, vi state divertendo un po'? Allora, tu. Sei molto flirtante e, zia, sta in mezzo al pero. Quindi chiedi di spingere sull'altalena. Basta chiacchierare. Tu, invece, tesoro? Stai chiacchierando anche tu? Perché sicuramente ha sentito i discorsi su eh, il mantenersi in forma, ragazzi. E come poteva non intervenire? Zia, guarda, io vado a mangiare nei posti migliori. Hai proprio ragione. Mai cibo spazzatura. Voglio essere anch'io soda come una statua proprio come te. Quindi ti capisco perfettamente. Capisci? Pren pensa che. Neanche il cappuccino bevo al bar, capisci? L'hai fatto tesoro, brava. Devi prendere proprio esempio da tua zia avere sempre il sole nella tua vita. Bene, mi fa tanto piacere. Questi argomenti. Oh, caro. Dunque, iniziamo con le trafile al bagno perché sono le cose proprio meravigliose. Queste. Allora, fermi, è diviso per: sì, ok. I maschietti, oh, di qua. Chi deve andare con una certa urgenza in bagno? Qualcuno? No. Dai, no. Tesoro, tu magari esci, vai tu. Perché sai com'è? Meglio non rischiare alla tua età. E potete un attimino. Allora, vai qui insieme, tesoro. Così uscire dall'acqua. Forza, uscite. Chiedi di dondolare con. Ecco, dondola con lei. Forza, andate qui. Oh, che carine. Ma no, certo, la fusion con la ringhiera, ragazza. È una morte sua, però vabbè. Dettagli, <ride> dettagli. Allora, caro tu. Ecco, ti hanno fregato pure l'ultimo pezzo di niente, non puoi mangiare niente. Qui invece, lavora come barista su assumi... No, ma c'era il barista, però? Che è qua? Acrobazie grandiose, eh? Ti ho visto che tesoro alle... ah, proprio all'opera. Fantastico proprio. Eh, no, io volevo. Potresti. Mm... Assumi personale? Ma sì. Dai, assumi personale perché molto a disagio. Che hai mangiato? Bella nausea? Oh tesoro! È, è la torta! No, ma dai, povera! Eh, lo so, mi dispiace. Chiedi di farti spingere sull'altalena. Dai, l'aria. Proviamo. Mentre invece, caro, ti sei ripreso? Tutto bene? Perfetto, dunque. Direi che ecco, dite qua, chiacchiera un po' con Eola. Aiuta a recuperare una cattiva relazione con chi? Ma, ma perché avete cattive relazioni in giro con gli altri? Un complimento sincero, discuti dei giochi, eh, adula un pochino Insomma, chiacchiera perché impara a conoscere. Bisogna, qua ragazzi, darsi una mossa. E questa qui è la sorella di Sai, o la madre, fermi, non mi ricordo. Adulta, no, questa è la madre. Eh, quindi, caro, tu hai fame, vieni qui. Ordina del cibo, tapas e hummus. E tu, cara, stai ancora qui, dai, esci. Per una volta che qualcuno prepara il cibo, certo non è... Um, chissà cosa, lei con i guanti addirittura... Mamma mia, cosa deve toccare? Vabbè. Eh, questa sta ancora male. Ok ordinata tesoro Ma tu ancora Ah tu sei a casa No porta qui Tiana È ovvio Guardatela quanto è carina ragazzi Guardatela Con la sua tenuta divisa da lavoro È troppo troppo tenera Ma no tesoro divertiti un po' anche tu Dai eh, cambia abito Te lo meriti dopo tutto E mettiti questo costume Forza Dai che poi vai a mangiare qualcosa Notare, ragazzi, eh? la nostra Tiana. Vai così, tesoro. Allora, dunque, ehm, vieni qui. Prendi anche tu una porzione. Perché, qua, prendi una porzione. Lei deve prendere una porzione. Insomma, ragazzi, tutti a prendere porzioni. Qua c'hanno una fame proprio. Eh, tu, tesoro, poi prendere una porzione dopo. Lei, qua, ragazzi, si perde nelle chiacchiere. Una chiacchierona. Vai in bagno invece di star qua a chiacchierare. Vai. Oh, santo cielo! E poi prendi una porzione, poi non prendi niente. Eh beh, no, perché stai ancora in acqua. Niente, vabbè, lo prendi dopo E quindi sì. I nostri. Cioè, la nostra, veramente, ragazzi, si meritava una giornata così. Se la meritava proprio insieme alla sua famiglia. Tutti qui che chiacchierano, ecco, siediti. Cerca di. No, non è vero, non vuoi sederti? Che è? Arrivederci, no, eh, tesoro, sediti qua. Chiacchiera un po' con tuo fratello, ecco, per esempio. Sì, racconta una barzelletta sulla moda, poi non lo so, eh, complimentati per l'abito magari, come stai bene in costume, hai visto che bellissime scarpe che aveva quando è arrivata tesoro, eh, bellissime proprio, sì vabbè. E, mh, sai, sta qui tesoro, tu quando hai fatto per favore vieni, prendi una porzione anche tu. Tiana tesoro, dove sei? Oh, brava, rilassati. Oh, a bordo piscina. Chi è che è svenuto? È a fare i bagordi. Eh, poi dopo, eh? Tesoro, vai a prendere una porzione anche tu. Prendi una porzione. Ma quello che ci interessa, ragazzi, perché lei non sa che questa qui è la mamma di Sai. Quindi io immagino mm, che lui potrebbe. Altri sim e l'oggia. Un altro sim, quindi potrebbe elogiare Anastasia. Venire qui e dire: Mamma, guarda, è flirtante. Pure lei, bene, che bello. Visto che sei qui, sai, ci tenevo davvero tanto a presentarti la mia ragazza. È una ragazza straordinaria, mamma, è strepitosa. Ma davvero, tesoro. beh, Sono così felice. Mi hai sempre solo parlato di lei. Sarei proprio felice di conoscerla. Bene, mi fa tanto piacere, quindi sì, uh, cara. Molla il piatto che uh, stai per conoscere tua suocera. Rosse, tutte e due, quindi ve la intendete. Allora, mio figlio ha detto che sei una così brava ragazza. Beh, è vero, lo sono. Ammazza. Sempre molto modesta, anche lei. Ehm. Sì, insomma, ci teniamo per mano, ecco, con suo figlio. Siamo una coppia, molto affiatati, molto uniti. Quindi sì, è un piacere stringere la mano anche a lei, veramente no. Anastasia, è fenomenale, perché non la conosci bene tesoro. Credimi che se mh, impari a conoscerla non dici proprio queste cose qua. Però vabbè, ora lui... Ma come coppia con... Ma stiamo scherzando, chiedi di un altro sim. Ora verrà qui ovviamente e... Uh... Dirà, mamma, quindi cosa ne pensi? Immaginiamo, no? Tu, mangia tesoro, che è meglio Tu, vabbè, vatti a divertire, insomma Allora, mamma, cosa, te ne, cosa ne, ne pensi? Oh, mi piace, piuttosto in gamba Bene, mi fa piacere Mi raccomando, non fare l'amate, eh E non giocarti questa ragazza, capito? Eh, sai, tua madre ci tiene tanto Che ti comporti sempre bene Bene, sì, sai, mi raccomando Mamma, ma io, per chi mi hai preso, non farei mai qualcosa di sciocco, manca poco al compleanno di Genoveffa, ragazzi. Ebbene eh, sì, un'altra sta per passare d'età, come potete vedere, due giorni, due giorni. E Scusate, ma sono curiosa, sulla educazione, vabbè, mh, devo dire che pensavo peggio, è eh, anche responsabile. Che dire, ragazzi? Veramente temevo il peggio, invece no. Quindi direi tesoro che a questo punto un po' potresti venire qui a divertirti, no? Dai, scivola acrobaticamente con. Ovviamente con Genoveffa e Anastasia. Eh. Magari coinvolgiamo anche. Mm, 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 sai? E non capisco perché tu non conosci I Ilaria Tesoro. Però vabbè, forse se n'è andata Ilaria, ragazzi? Eh, se n'è andata via, sì. Forza, fatemi vedere come vi scate. Oh mio dio! Eh, lo so tesoro, non fa tanto per te Che tramba, eh sì, hai ragione A cui si abita di forma fisica, eh, insomma Yuhuu, guardate un po' Genoveffa, com'è sciolta Vai Anastasia tesoro, io sono la stella e cado sempre in piedi Bene, mi fa piacere Vai sai, tu ormai sei, eh, beh Vai tesoro, hai paura di... Mh, buttarti di nuovo, prova Oh, basta solo capire come si fa. Mazza ragazzi, come si sviluppa rapidamente l'abilità di forma fisica qua. Complimenti. Ho oh, raggiunto il livello 3. Se ora sai raggiungo il livello 4, ragazzi, me la compro. Cioè, boom, no, direi che il livello 4... Proprio no, no, non fa per te. Quindi a questo punto sono rimasti soli. E lei... Esprimerà l'affetto del tipo tesoro Sei veramente un bravissimo uomo E sei così buono e Ti ringrazio per questa giornata che mi hai Insomma regalato Chissà quanto ti sarà costata tesoro Ma non parliamo ora di danaro Non è proprio il caso eh, Ma non deve essere lui a farti la serenata tesoro Esprimi affetto di nuovo Ok va bene E secondo me Vediamo un po' se lui ragazzi Romantico eh, però non mi piace questa cosa della fama, che <ride> Cioè non, vo non voglio farli, farli sviluppare la fama a questa famiglia qui. Quindi vediamo un po'... Oh, potresti recitarle una poesia d'amore? Lui, lui ti recita una poesia d'amore. Dai, professa amore eterno prima di tutto. Dai, professa amore eterno. Lei ora sono anziana mentre tu invece sei ancora così giovane. Ma no, tesoro, non così tanto. È vero, che è un under, però, piano piano, sei il mio mazzo di rose rosse, il mio mazzo di rose blu. E io ti amo sempre più. Questa sì, che è proprio ragazzi, una poesia di quelle eh, veramente sentite. Quindi, ecco, come una macchia di ragù, <ride> perché giustamente doveva fare la rima. Allora, dunque, baciala, l'ha presa bene, vabbè. Ehm. L'Adulia, anche insomma l'accarezzi ragazzi, cioè se lo merita questa donna, veramente ragazzi per la sua famiglia si è sempre sacrificata, ha sempre fatto eh, tanti sacrifici, quindi si merita anche questi momenti così un po' magici. Eh sì, mi sembra anche il minimo. Ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo festeggiato il compleanno della nostra... Cara ella che è diventata anziana. Io ancora fatico a crederci, ragazzi, veramente fatico a crederci. Però sì, è diventata anziana. E eh, eh, ragazzi, che dire. È emozionante perché comunque. Eh... Eh, sì. Per me diciamo che così è come se si concludesse un po' una generazione, cioè nel senso. Poi purtroppo il brutto è che quando diventano anziani possono vivere molto a lungo o anche morire all'improvviso. E non, mi auguro che non sia il caso della nostra Ella. Perché veramente vorrei averla in casa con noi ancora per un po'. Quindi se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, le mie playlist, la programmazione del canale Ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 e il PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena E soprattutto... Attivate la campanellina perché solo in questo modo, ragazzi, vi arriverà la notifica. Um, ovviamente, ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel proprio canale, quindi non rischierete mai di perdere i nostri aggiornamenti. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere se il compleanno di Ella vi è piaciuto. Uh, se è il caso, come vi ho chiesto anche per uh, Jill quando è invecchiata Di mandarlo almeno in pensione Io la manderei in pensione ragazzi, vi dico la verità Perché comunque i soldi ci sono uh, Lei ha lavorato tanto, continuerà purtroppo a lavorare tanto Perché, ripeto, fino a che non ci sarà il cambio di erede Lei dovrà continuare a occuparsi delle facciane domestiche Comunque ragazzi, a cucinare, eccetera eccetera Quindi, mh, credo sì, credo... Uh, sia la cosa migliore da fare, ci tengo a dire comunque che è Tiana che ha preparato la torta, ragazzi. L'ha fatto esclusivamente perché oggi era il compleanno di sua madre, quindi mi faceva piacere fare questo gesto carino, ecco, diciamo. Um, però, sì, insomma. Um... Lei mi sa che neanche l'ha mangiata, poi quindi vabbè. Fondamentalmente, è un gesto molto simbolico, ragazzi. Quindi ci tenevo veramente tanto perché la nostra Ella se lo merita. E fatemi sapere appunto se uh, è il caso o meno di mandarla in pensione. Ripeto, secondo me sì, però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al, pro al prossimo. Io mi auguro che nel prossimo, ragazzi, festeggeremo il compleanno di Gioenoveffa. Fatemi anche sapere se vi piace. La carriera, insomma, che ha intrapreso Anastasia, con ovviamente, ragazzi, eh, una precisazione: è una carriera attiva, quindi io la gestirò eh, principalmente off camera. E perché comunque non è lei l'erede in questo caso e, e ovviamente poi quando Tiana sarà effettivamente l'erede ragazzi vedremo un po' eh, come sarà la situazione in casa a livello proprio di personaggi cioè quanti personaggi saranno in casa presenti in quel momento e ci regoleremo ragazzi poi insomma vedremo un attimo però ecco la carriera attiva magari mostrerò giusto qualcosina perché comunque l'erede attuale ancora è ella e la prossima comunque a Tiana Quindi noi dobbiamo sempre comunque lavorare eh, su Tiana Fatemi anche sapere un'ultima cosa Ovvero ehm, Vorrei ricominciare un po' ad andare Superati ora questi compleanni così Tornare ehm, ogni tanto Dai fratelli Snow Quindi fatemi sapere chi, Da chi vi piacerebbe tornare Da quale nano diciamo vi piacerebbe tornare Quindi ragazzi grazie ancora di cuore Al prossimo episodio Sul Soul simmers E non